Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Alessandra e sono la 13ª partecipante di questa serata. 13 su 16, un totale di 16 finalisti di FameLab, i cosiddetti FameLabbers. Siamo un gruppo di concorrenti, sì, ma siamo anche un gruppo di amici, perché l'amicizia è importante sempre, è fonte di soddisfazione e di sicurezza, ma l'amicizia è anche un modo che abbiamo per valutare gli altri e valutare noi stessi rispetto agli altri. Per esempio, tendiamo a guardare al numero degli amici che abbiamo per capire se siamo adeguati o inadeguati a certi contesti sociali. Potremmo sentirci adeguati e somigliare a Topolino della Disney, che è socievole, contento, ha tanti amici. O diversamente, somigliare a Paperino, sentirci un po' più inadeguati al contesto e un po' più scontrosi, asociali. Io, per esempio, all'interno di questo gruppo dei 16 FameLabbers, ho avuto occasione di legarmi maggiormente con circa 7 persone di loro. Ma 7 è un numero alto, è un numero basso, è un numero adeguato o inadeguato di amici all'interno di questo contesto? Ecco che allora, per rispondere a questa domanda, tendiamo a guardare anche al numero di amici che hanno i nostri amici. Io tenderò a guardare al numero di amici che hanno i miei 7 amici FameLabbers, prenderò quel numero medio e lo confronterò con il mio numero di amici. Se quel numero è maggiore, io mi sentirò un po' più inadeguata. Al contrario, mi sentirò un po' più socievole e contenta. Però, a questo punto interviene la matematica, che ci dimostra, attraverso una serie di passaggi logici, che quel numero medio, molto probabilmente in ogni situazione, è maggiore rispetto al mio numero di amici. E può sembrare stranissimo, ma un ricercatore nel 1991 pubblicò una ricerca dimostrando la logica e la matematica che sta sotto questo fenomeno che chiamò il paradosso delle amicizie. E cercherò di spiegarvi un po' per il perché di questo fenomeno, cosa sta sotto questo fenomeno matematico. Prendiamo per esempio una situazione reale sociale come la nostra, dei 16 FameLabbers. Ecco, in un gruppo di questo tipo è probabile osservare tendenzialmente più paperini, più persone che non hanno così tanti amici rispetto a un numero ristretto di topolini. Facciamo caso che tra di noi ci sia un topolino, una persona riuscita a stringere amicizie con tantissime persone. Però per tutte queste persone ci sarà un confronto. Loro confronteranno il loro numero di amici con il numero elevato di amici che ha Topolino, quindi quasi tutti questi confronti risulteranno sminuiti e quasi tutte queste persone si sentiranno inadeguate al loro contesto sociale. E quindi anche se potrebbe essere che ci sentiamo inadeguati a certi contesti o non all'altezza delle persone che ci circondano, in realtà non dobbiamo nasconderci perché la scienza dice che la maggior parte di quelle persone si identificano nella nostra stessa situazione e quindi dobbiamo farci forza e affrontare ogni situazione con estrema sicurezza. Grazie.